It's empty in the valley of your heart. The sun, it rises slowly as you walk away from all the fears and all the faults you've left behind. The harvest left no food for you to eat. You cannibal, you meat eater, you see. But I have seen the same, I know the shame in your defeat. But I will hold on hope, and I won't let you choke on the noose around your neck. And I'll find strength in pain, and I will change my ways. I'll know my name as it's called again. Other things to fill my time. You take what is yours and I'll take mine. Now let me at the truth which will refresh my broken mind. So tie me to a post and block my ears. I can see where those orphans through my tears. And know my call despite my faults and despite my growing fears. But out of your cave, walking on your hands, and see the world hanging upside down. You can understand dependence when you know the maker's land. So make your sirens call and sing all you want. I will not hear what you have to say, 'cause I need freedom now. To be. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Lunatica on the radio, benvenuti a questa nuova trasmissione. Eccoci qua e siamo già ormai quasi a metà febbraio. Sembrava ieri, insomma, che era iniziato questo 2024, invece abbiamo già percorso un bel pezzetto di strada, come si suol dire. Allora, abbiamo appena ascoltato un pezzo molto interessante, i Mumford & Sons, un gruppo che, ahimè, passa poco nelle radio, dovremmo un po' rivalutarlo, perché è un gruppone, The Cave, ma perché proprio questo brano? Perché c'è con noi una grande stimatrice di questo pezzo, di questo gruppo, è con noi Sofia, alias Brodino di Giuggiole. Ciao Sofia! Ciao, ciao a tutti! Allora, perché proprio questo brano così intenso? Ma allora, ho scelto questo brano, questo gruppo in particolare, a me sta molto a cuore, è il primo concerto a cui sono andata e all'Arena di Verona è stato un momento bellissimo. Vabbè, come potete immaginare, il primo concerto è sempre qualcosa che rimane, penso, nel cuore di tutti, e in particolare questo gruppo, secondo me loro sono fortissimi e questo pezzo è uno dei più famosi, secondo me è un messaggio bellissimo. Se non lo conoscete, vi invito a andarlo ad ascoltare, ecco, credo sia una canzone bellissima. Concordo con te, riprendiamo questo che hai detto, lo rilanciamo nel web, ascoltate i Mumford & Sons perché è veramente un gruppone. E invece noi siamo molto curiosi di conoscerti meglio, insomma, chi è Sofia, artista e anche Sofia di tutti i giorni, noi siamo curiosissimi. Ma allora, io sono un architetto in realtà anche e illustratrice, quindi ho questa doppia vita e ho iniziato, diciamo, a disegnare, quindi ad approcciare il mondo delle illustrazioni in realtà da pochissimo, da un anno, e quindi in realtà la mia vita si giostra tra queste due cose, ecco, queste due attività.
È interessante il, come dire, la contrapposizione tra architetto e illustratrice, no? Sembra come un po' Bruce Wayne e Batman, nel senso sono due lati della stessa medaglia, no? Perché da una parte, ecco, l'architetto è sempre molto, come dire, molto, passami il termine, lineare, tra virgolette, poi che non è veramente così. L'illustratrice invece ha tanta fantasia. È verissimo, infatti... devo dire che ecco, ogni volta che penso a questo percorso penso a quando ero piccola e magari, non so, quando sei piccola ti approcci ovviamente a un disegno molto più libero, no? Molto più fantasioso. Poi dopo ho inseguito un po' questa carriera più tecnica, comunque anche, insomma, anche nel mondo dell'architettura c'è molta creatività e tutto, però ecco, poi è risbocciata questa creatività, questa fantasia, un po' richiamando un po' quando ero più piccola. E ecco, devo dire che uno complementa un po' l'altro. E quindi quello che hai detto è molto vero. Mi ritrovo. Senti, parlando spesso anche con tanti musicisti, abbiamo notato il grande cambiamento, no, che c'è stato dal punto di vista proprio musicale, cioè la tecnologia ha fatto veramente un passo da gigante, no, sotto questo aspetto, anche per quanto riguarda la fruizione musicale, no, Spotify, le piattaforme, cose simili ovviamente. Nel mondo dell'arte invece c'è ancora tanta manualità, no, nel senso, ok, nel mondo dell'architettura anche lì la tecnologia anche lì ha fatto grandissimi passi avanti, ecco, invece l'arte è ancora rimasta, come dire, al vecchio stampo, e questa è una cosa molto, molto interessante. Secondo me si sta tornando un po' indietro, nel senso che indietro non nel senso negativo del termine, ma positivo, nel senso che si sta ricominciando ad apprezzare la manualità, la creatività, diciamo, spontanea, lasciando un po' indietro la parte, secondo me, più tecnologica, no? E questa cosa qui, secondo me, anche grazie, diciamo, ai social si sta un po' riscoprendo, perché comunque anche nel mondo delle illustrazioni si sta un po' riscoprendo un po' anche il processo, no, del disegnare, e secondo me aiutano tanto queste vie di comunicazione, arrivano dirette, e io lo trovo molto interessante, sinceramente, anche ritornare alla manualità, alla creatività più pura, ecco. È vero, assolutamente, assolutamente vero. Senti, invece una mia curiosità personale, nella tua playlist, ecco, invece di comfort zone, no? Quando ti metti in cuffia, magari anche quando lavori, no? Quando disegni, o anche quando, ecco, lavori per la tua attività di architetto, chi è che non manca mai? Ma allora, io adoro infinitamente Zucchero. Secondo me, insomma, i suoi brani, le sue composizioni sono molto rilassanti, quindi quando disegno c'è sempre. E poi, beh, insomma, io sono cresciuta con una nonna che mi ha insegnato tanto la cultura della musica, la musica classica, quindi anche i classici, anche musica pianoforte. Io ho studiato per anni pianoforte, quindi anche questo tipo di musica qui, sempre, davvero. Mi lanci, ecco, una, come dire, mi dai là per dire una cosa interessantissima, che è quella della musica classica, no? Cioè, oggi se ne parla poco, tra virgolette, a meno che non sei del settore, invece va riscoperta, insomma, perché ovviamente i grandi compositori che hanno fatto grande la musica sotto ogni aspetto vanno sempre tenuti a galla, no? Invece oggi, ahimè, la velocità delle piattaforme non ci permette magari di fermarci e ascoltare magari un'opera o comunque una sinfonia, che ovviamente dura un po' di più di una canzone commerciale, ma andrebbe fatto. È vero, sono d'accordo. Secondo me è una cultura, una parte comunque che fa parte anche, secondo me, del contesto anche nostro, no, italiano. Secondo me è importante mantenerlo. Io sono molto convinta di questa cosa, un po' probabilmente un po' perché sono cresciuta così, un po' perché ho studiato pianoforte, quindi mi sono avvicinata a quel mondo lì, però credo sia davvero importante. E prima di continuare la nostra chiacchierata, direi di fare un'altra pausa musicale. Ci ascoltiamo Somewhere Only We Know dei Keen e poi torniamo. Across an empty land,
like the back of my hand. I felt the earth beneath my feet. Sat by the river and it made me complete. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. I came across diretta qui su Web Live TV Lunatica on the Radio. Come sempre ne approfittiamo per salutare la nostra amica Giulia Massarelli e ovviamente tutte le lunatiche che ormai da 3 anni e mezzo ci tengono compagnia ogni martedì. Soprattutto vogliamo sottolineare il grande lavoro che sta facendo Giulia per quanto riguarda il gender gap nell'ambito musicale, artistico, ma non solo, anche nel campo lavorativo. Questo è un lavoro che va fatto costantemente, dobbiamo rimboccarci un po' le maniche sotto ogni aspetto, perché se ne parla ma si parla ma si fa poco, quindi agiamo, che è fondamentale. E allora, abbiamo appena ascoltato Somewhere Only We Know dei Keane, un altro pezzone. Come mai questo brano? Ma allora, anche questo brano, insomma, intanto è molto conosciuto, quindi insomma ci teniamo a farlo riascoltare. Per chi non lo conosce, anche in questo caso andatelo a sentire, perché loro sono anche loro bravissimi. Niente, questo brano per me è molto, anche questo un po' toni un po' rilassanti, quindi anche questo non manca mai quando disegno. E un po' anche il messaggio, no, di rifugiarsi un po' in quel posto che nessuno sa, secondo me bello e forte. Senti, invece è una cosa molto interessante di quello che è oggi il mondo digitale, no? Abbiamo detto anche prima, è l'intelligenza artificiale che sta irrompendo nelle nostre case in maniera prepotente, no? Prima era molto settoriale, quando è arrivata la usavano, ecco, solamente gli addetti ai lavori in alcuni ambiti, dal writing o anche al disegno, ovviamente, alla fotografia. Oggi invece sta diventando quasi un pezzo importante, passatemi il termine, lo troviamo anche in alcuni telefoni smartphone che sono usciti. Nel mondo dell'illustrazione molti già la stanno utilizzando. Ecco, come la vedi questa tecnologia? È da demonizzare oppure no? Allora, io ammetto che in questo campo sono molto ignorante e forse anche un po' scettica, perché comunque prediligo la creatività manuale, come ho detto prima, la creatività personale, però capisco che ci siano tante potenzialità, capisco che sia uno strumento che deve essere studiato, ecco, quindi non è da demonizzare, secondo me, è semplicemente da capire come utilizzarlo e usarlo nella giusta maniera, ecco. Senti, il tuo progetto, come abbiamo detto all'inizio della nostra chiacchierata, Brodino di Giuggiole, un nome interessante, tra l'altro, spesso citato, il brodo di Giuggiole, no? Come mai questo nome e ovviamente poi il percorso che ti hanno portato a Storie Mute, no? Cioè, che poi è il tuo progetto da illustratrice.
Allora, il nome in realtà è una storia molto divertente e ho passato tantissimo tempo a cercare, insomma, ma che nome potrebbe essere, come mi potrei chiamare, qual è la mia identità, credo che sia una cosa che passa per la testa di tutti gli artisti, no? Ha, diciamo, varie connotazioni. La prima è, diciamo, un po' viene dal mio territorio, perché comunque sono romagnola. E il giuggiolo è una pianta molto importante per noi romagnoli, infatti in ogni casa, diciamo colonica, ogni casa di campagna c'è sempre un giuggiolo perché è un po' simbolo, un po' di un portafortuna, ecco, e quindi mi piaceva riprendere questo messaggio di buon auspicio. L'altra parte invece è che, insomma, quando ho iniziato a riprendere questo tipo di disegno, questo tipo di disegno più creativo, più fantasioso, mi rendevo conto che comunque intorno a me stavano iniziando a cambiare le reazioni delle persone, no? E una volta questa mia amica, guardando il mio disegno, mi ha detto: "Guarda, è incredibile, ogni volta che guardi i tuoi disegni casco proprio in un brodo di giuggiole." E allora da lì mi è partita, mi sono innamorata di questo nome e questa è un po', ecco, un po' la storia. Senti, invece storie mute, che cos'è? Allora, diciamo che l'idea che partiva da questo, che parte da questo progetto è intanto un'idea di inclusività. Vorrei che i miei disegni fossero muti, nel senso che magari io do un'interpretazione, ma magari qualcun altro ha un'altra interpretazione, quindi mi piacerebbe lasciare spazio all'altro, cioè non vorrei mettere io un significato che magari per qualcun altro ne ha un altro. L'altra cosa, diciamo, questo progetto parte anche con la voglia di fare un po' di sensibilizzazione su un tema che a me è molto caro. Perché, insomma, qualche anno fa ho scoperto di avere la sclerosi multipla. E quindi mi piacerebbe tanto che insomma, questi disegni muti arrivassero e raccontassero un po' di questa storia qui. Quindi la questione della disabilità invisibile. E questo è un po' il richiamo del nome, ecco, questa è un po' la spiegazione. Che poi è una cosa molto interessante, nel mondo dell'arte, che sia musica, poesia, un'illustrazione, un disegno, un quadro, ognuno di noi ci vede dentro quello che ha, no? Cioè, nel senso, quello che c'è, nel senso che di quello che uno ha dentro, no? È difficilissimo che due persone abbiano la stessa sensazione guardando, ecco, per esempio, un'opera, no? Questa è una cosa molto interessante. Cito spesso un aneddoto che ho letto su un giornale un po' di tempo fa di una ragazza che vide per la prima volta i girasoli, no? Era un quadro che lei amava tantissimo. Dice che quando l'ha visto per la prima volta dal vivo è svenuta, cioè perché la sensazione è stata veramente così forte che non ha retto, no? Questa è una cosa che probabilmente solo l'arte riesce a darla. È vero, sono d'accordissimo, infatti mi trovi, nel senso il messaggio che vorrei arrivasse dai miei disegni è proprio questo, e secondo me deve stare ognuno a interpretare quello che vede, come anche magari una canzone, però effettivamente l'arte è molto più diretta, no? È molto più potente perché il senso della vista comunque è forte, no? È quella, la prima cosa che vediamo e quindi è molto importante secondo me. Sì, questa cosa qui. Senti, invece nella nuova stagione, diciamo così, di Lunatica on the Radio abbiamo voluto aggiungere un'altra nota, no, nelle nostre chiacchierate, che è appunto il colore, che è un'altra cosa che ci accompagna durante la nostra vita, no? Cioè, c'è sempre un colore che poi spesso magari cambia anche in base alle nostre fasi, no? Magari quando uno è più piccolo ama determinati colori, poi crescendo si cambia. Tu hai scelto il verde, no? Che è sempre stato visto come uno di quei colori positivi, no? Sotto ogni aspetto. Tra l'altro, però, molto potente. Allora, il verde a me piace tantissimo perché richiama la natura, per me la natura è importantissima, è una fonte di ispirazione continua, insomma, quando sei in mezzo alla natura mi sento meglio, quindi mi rilassa e questo è il mio colore, ecco, e poi è positivo, sono d'accordo.
è così. Ci vuole più verde nelle nostre vite sotto ogni aspetto. Esatto, poi siamo anche in tema, insomma, ecologista, diciamo così. Però beh, ci sta assolutamente. Il verde è uno di quei colori che ci rende sempre molto pacifici sotto ogni aspetto. C'è poco da fare. Senti, siamo quasi alla fine della nostra piacevolissima chiacchierata. E le ultime due domande, forse le più importanti, insomma. La prima è: sappiamo che c'è sempre qualcosa in preparazione nel cassetto di ogni artista, diciamo così. Nel tuo cassetto che c'è? Ma ho in mente due progetti, diciamo, uno personale e uno in realtà, no? E un progetto che sto portando avanti è l'illustrazione di un libro, è un progetto, diciamo, in nascita, e spero che andrà bene. E l'altro progetto un po' in relazione a quello che ti dicevo prima, un po' della questione di sensibilizzare disabilità invisibili. Mi piacerebbe tanto con le illustrazioni fare un po' di sensibilizzazione in maniera tranquilla, in maniera leggera anche, non so se si può passare il termine. E senti, invece, per i nostri amici ovviamente ascoltatori che vogliono seguirti, vogliono vedere i tuoi lavori, dove ti trovano? Su Instagram potete, insomma, cercare i miei disegni su Brodino di Giuggiole. E questo è il nome. Senti, invece, l'ultima canzone che ci hai indicato è un altro pezzo interessante, Into the Wild, quindi si collega un po' al selvaggio, e ci sta ovviamente. Come mai proprio questo pezzo? Ma si ricollega un po' a quello che abbiamo detto prima del colore verde, nel senso il contatto con la natura, secondo me è importantissimo, secondo me dovremmo riscoprirlo, e fa parte di noi, e questa canzone mi fa sentire libera. E quindi spero che vi piaccia. E noi, prima di passare la linea alla regia e ascoltare questo bellissimo pezzo, salutiamo Sofia per averci fatto compagnia. Grazie mille, grazie a tutti, e ringrazio tantissimo Giulia, che adoro veramente, grazie mille. Ciao a tutti, ci vediamo alla prossima puntata, e noi ci ascoltiamo Into the Wild. Ciao. Long way, and are we so lost in the dark?